Tivoli, dove siamo qui per un nuovo esperimento, secondo, con questa integrazione di stereoscopia e audio binaurale, che è diciamo un po' più sofisticato della normale stereofonia. Infatti con il microfono binaurale che è montato subito dietro questa telecamera che mi sta riprendendo, abbiamo una ripresa audio a 360 gradi. Ve ne do subito una dimostrazione facendo un giro intorno a questo microfono, che è un microfono costruito in base alla fisiologia dell'ascolto umano e ha proprio la forma di una testa con i suoi bei padiglioni auricolari. Dovreste avermi sentito che ho fatto questo giro intorno alla testa e proviamo a vedere se l'ausilio della visione stereoscopica migliora la resa del microfono binaurale nel campo frontale, che diciamo così di solito lascia un pochino a desiderare, ma non per colpa del microfono ma per colpa della nostra fisiologia, che diciamo così sul campo frontale siamo abituati a vedere gli oggetti, le persone che ci parlano davanti, mentre nel campo posteriore, diciamo così laterale posteriore, non abbiamo più la priorità visiva e l'orecchio riesce a individuare con estrema precisione le posizioni dei suoni che non si trovano appunto nel campo visivo. Abitualmente riusciamo a vedere una persona che parla davanti a noi e quindi riusciamo a stabilire la sua distanza non tanto in base all'udito ma in base alla vista, che essendo stereoscopica ci dà la possibilità di apprezzare la profondità dell'immagine. Quindi l'idea era quella di integrare queste due tecnologie per vedere se la presenza di immagini e suoni tridimensionali riescono a convincere di più il nostro cervello a questa illusione acustico-visiva. Posso dire qualche parola anch'io, così si sente? Ok. Io invece sono molto più vicino al microfono, praticamente dietro. Proviamo l'alto e il basso. Adesso arriva la sposa. Passo sopra. Da dietro passo sotto. Tornano davanti e me ne vado indietro.
sinistra, e ovviamente sono a destra.